Volevo fare un video al volo perché stavo vedendo una vecchia puntata di Zelig, no? E ho detto, fammi andare a vedere che ha fatto ultimamente Balasso, vediamo, ho scritto Balasso, così appare il suo canale. E praticamente Balasso adesso chiede soldi per vedere i suoi video. Questo canale non ha mai comprato iscritti. Quindi vediamo questo video. Che si sputtana per una roba inutile, una... Shut the fuck up. Il canale qua alla fine ci dice che se vuoi il video completo devi andare al Circolo Balasso. Frame by frame, dal 5 aprile su Circolo Balasso. Cos'è il Circolo Balasso? Uno si chiede. È questo qua. C'è il logo di Patreon. Patreon. Anzi, possiamo cliccarci e andarci. E, ecco il nostro clown. Ma più che altro, quello che... Premesso che Balasso fra il niente che c'è in Italia, diciamo, di comici, diciamo che è il meno peggio, diciamo, no? Reject non-essentials, ok. Ok, quindi andiamo però... Scegli il tuo abbonamento. 5 euro al mese? Al mese, ogni mese ti partono 5 euro. Poi 8 euro al mese oppure 12 euro al mese, più VAT, sarebbe più IVA, quindi chissà quanto cazzo. Comunque, lasciamo perdere adesso, perché allora, finché uno vuole fare i soldi per qualsiasi cazzo, non me ne fotte un cazzo che gli faccio, ovviamente. Ma quando uno mi dice, come ha scritto lui qua, ha fissato credo un commento, infatti io qua ho scritto, dove lo vediamo? A quelli che insistono, vediamo, ingrandire questo. Ripeto, a me che lui chiede i soldi, assolutamente nessun problema. Ma vediamo adesso questo commento, lo commentiamo insieme, vediamo se riusciamo a farlo preciso. Ok. A quelli che, ok? Ci siamo. A quelli che, anzi, facciamo una bella cosa. Oh, leggiamo. A quelli che insistono a pensare che chissà perché gli artisti devono regalare il loro lavoro alla gente, mentre gli infermieri, i preti, gli edicolanti, gli editori, i medici, i petrolieri, i fabbricanti di armi, gli insegnanti, gli educatori, i poliziotti, gli psicologi, no? Il potere è riuscito nell'intento di rendere poco autonomi gli artisti, i poeti, i filosofi e chiunque impieghi il proprio pensiero per immaginare altri mondi. Attenzione. Allora, tu sei, ti meriti l'etichetta di artista, di poeta, di filosofo, solo se lo vuole il sistema. La smetti, è come se stai parlando con i deficienti che ci credono a questa tua ipnosi. Caro Balasso, va bene, ma non siamo tutti stupidi, ok? L'etichetta di artista, di poeta, di filosofo lo prendi solo se lo vuole, se te lo mette il sistema, ok? Quindi tu stai qua sul cazzo di Italia 1, il 2000, ti sto vedendo, questo è un Zelig del 2000, tu stai qui con un altro rettile qua, di che cazzo vogliamo parlare? Che cazzo dicevi? Volevi un altro mondo? Ok, vabbè, mettiamo che nel 2000 tu non eri ancora risvegliato. Ma a quanto pare adesso lo sei. A me non mi pare che durante il cogliona tu sia stato questo grande amico che mi hai proprio scioccato. Diciamo. Non penso che i tuoi video siano stati censurati da YouTube, eccetera, eccetera. No? Quindi che tu mi dici per immaginare altri mondi, tu immaginare altri mondi, cioè tu quindi ti... perché dipingere un'alternativa all'esistente è pericoloso, innanzitutto per il potere.
e per gli addentellati della mangiatoia se sociale. Quando, che poi bene o male la stessa cosa magari che diceva anche Carmelo Bene quando parlava, insomma, che io non voglio essere servito dallo Stato, no? La stessa cosa fa lui. Solo che ragazzi, il problema è che adesso ho ricevuto un messaggio vocale. Mettiamo non disturbare, così. Non disturbare e ovviamente scriviamo un secondo. Ok. Ora. Cioè, andiamo avanti, poi magari mi arriverà quello che sono stato interrotto. Allora, quando Conte disse durante il Cogliona dobbiamo pensare anche agli artisti che ci divertono e ci commuovono, capito? Voi siete i loro pupazzi, che disse quello che tutti pensano, o meglio, quello che il potere è riuscito a inculcare nella testa della gente. Due punti, bisogna che l'arte soddisfi i pruriti istintivi dell'essere umano, che agisca sulla meraviglia, sulla risata, sulle lacrime, ma non bisogna che l'essere umano sia spinto dall'arte a pensare. Ma secondo me già il fatto che tu devi dire a una persona, oh, devi respirare, cioè devi pensare, già ti fa capire in che cazzo di merda siamo. Però comunque sì. Ecco, il video in realtà si chiuderebbe qua, però. Mi fa schifo il fatto che, cioè, se tu associ fare soldi, lui vuole fare soldi col Patreon. E allo stesso tempo passa per uno che è contro il sistema, la cosa è un ossimoro, no? Nel senso che tu non puoi essere contro il sistema, fare una guerra, così, diciamo così, virtuale, diciamo, solo con il pensiero, come diceva quello, la mia unica arma è questa penna, dice. E allo stesso tempo rimanerci nel sistema senza problemi. Perché se tu questa tua battaglia lo vuoi solo in cambio di soldi, allora non è una battaglia, caro. Di che stai facendo il clown e basta, come hai fatto vedere qui in questo cazzo di sito. Ma non rompere il cazzo che dici che questo, tu sei contro il sistema. Contro il sistema significa avere il fiato del rettile qua dietro al collo, a sentire che non sai se ci sarai al prossimo minuto. Questo significa fare battaglia, capito? Quindi stai buono, che poi ci stanno pure i coglioni sotto che dicono, oh, come sei coraggioso, sei più coraggioso dei mafiosi. Oh, i mafiosi, pensa che zombie, pensano che la mafia esiste, capito? Che è tutto un teatro del sistema. Lasciamo perdere, siamo veramente nella merda più totale. E come fa un'intera società a imporre il suo pensiero forte a chi vuole contrapporre un pensiero altro? Capito? Perché lui ci impone un pensiero altro, lui. Un pensiero cioè che non sia la concorrenza politica degli schieramenti che dipingono di colore diverso la stessa idea del mondo, ma un pensiero semplicemente non pensato. Ah, oh, meno male che ci sei tu. Guarda, io alla fine ogni volta che ho visto i suoi video, sì, sono delle belle pippe mentali, così, cioè, oh, lui è bravo, insomma, così a farti un attimo riflettere su certe cose, eccetera. Ma alla fine rimane sempre con quell'amaro in bocca e dice, ma che cazzo? Trova il modo di ammansirlo con i propri doni, perché da solo infili la testa nel collare, perché dopo essersi fatto notare nella sua abilità interpretativa della realtà, venda quella realtà per conto di chi la produce e inviti la gente a mangiare formaggini, a bere alcolici, a stipulare assicurazioni. Parla degli attori che secondo lui, lui dice, ma scusa, ma loro te li chiedono i soldi? Cioè, quando tu vedi un attore qualsiasi, a differenza sua del sistema, in realtà lui ti sta mettendo i soldi in tasca e tu glieli stai dando, solo però come ti chiedo io adesso con Patreon, tu non li vuoi dare. E perché con le tasse tu paghi il comico che è gestito dallo Stato, no? Che praticamente
entra nel carrozzone dello Stato, diciamo, e fa arte che vuole il sistema, no? Quell'arte è pagata da tutti noi coglioni, da noi bestie. E il bello è che, mica, se tu fossi veramente uno contro il sistema, tu non potresti fare un cazzo, un cazzo! Mamma mia, fanno ridere, cazzo. A comprare telefonia, guidare l'automobile, occuparsi dell'ambito dello stesso istante qui. Allora, inoltre gli rende la vita dura se sceglie la libertà. Ecco, capito? Il sistema dice ti rende la vita dura se scegli la libertà. Ok, ma non mi pare che la tua vita sia così cazzo dura. Cioè, cominciamo già con avere dei video buttati giù da YouTube, qualche mini censurina, diciamo così, a livello così soft. Poi a sentire questo cazzo di fiato di tracollo. A me non mi pare, ma tu fai spettacoli spesso in cazzo di teatri del Rettile, in palazzoni belli col marmo, eccetera. Non lo so io come cazzo fai. Ci sarebbe tanta gente che magari avrebbe qualcosa da dire di ben più pesante, ma di sicuro il Rettile che gestisce quel teatro là non glielo lascia fare. Quindi, lasciamo perdere. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, gli rende la vita difficile se sceglie la libertà. Ok, cerca di fargli capire che è molto meglio se viene a far parte di una grossa azienda artistica o rientri in certi parametri per ottenere finanziamenti pubblici. E il gioco è talmente ben riuscito che la gente, ipnotizzata da questa idea antica come il mondo, è convinta che la puttana sia chi chiede personalmente i soldi al proprio pubblico, non chi vende se stesso e il proprio pensiero in cambio di una casa, di un termosifone, di un frigorifero, apparendo in visioni che il pubblico ha già pagato 1.000 volte, prima di avere l'illusione della gratuità. Non è un altro modo di vedere il problema, non è un altro modo di vedere il problema della libertà artistica, è la triste constatazione del mondo che ci circonda, sempre più libero e sempre più integrato nel meccanismo, sempre più ricco di informazioni e sempre più povero di informazione, sempre più cosciente e sempre più ubriaco. Beh, ragazzi, questo era solo un piccolo appunto, così. Vado via. Mi chiamo.